Laureata in filosofia e storia. Filosofia. Dove? Filosofia, poi costretta di insegnare. Sei uno stalking? Ah, sono uno stalking? Come mai, sindaco, sono l'unico giornalista, adesso sospeso dall'ordine per 8 mesi faccio il blog, come mai non vengo inserito nella mailing list dal dottor Mario Gobbi? Ci sarà un motivo, no? Mario Gobbi ha un ruolo dirigenziale, mi chiederà lui. Benissimo. Allora io sono infinitamente più bravo di tutti gli altri. Il giornalismo non è aspettare un comunicatino, il giornalismo è cercare notizie, capisce? Giornalismo è raccontare quello che uno vede, raccontare la moglie del sindaco, capisce? Adesso qua mi fermo. No, scusa, cosa vuol dire che racconti la moglie del sindaco? Cosa c'è da raccontare? Niente. Io dico. No? No, niente. Prego. Hai lasciato le macchie. Sì, vado. E stanno chiudendo, se non vai sì, di corsa. Arrivo subito. No, ma non entro alle. No, non entro alle. Non ho problemi, però stanno chiudendo. È il teatro. Oh, santa madre. È la leggenda, lo scrittore che non ho riconosciuto. Buonasera, signora. Pier Giorgio Paterlini. È così. Sono stato carino che non l'ho chiesto niente, ho citato solo degli insegnanti del liceo scientifico Lazzaro Spallanzani, con Lady Massari, la professoressa Roberta Bonilauri, tutte esclusive per la Pravda, per la Gazzetta di Reggio, per Telereggio, rispondono così al telefono, Telereggio, la Pravda, i comunisti. Cosa c'entri uno che ha fatto il medico col sindacesimo? Io me lo sto chiedendo, con tutta la simpatia, no? Scusi? Chiedilo a lui. No, nel senso, eravate in... Non eravamo da nessuno. Non eravate in teatro, pensavo. No. Allora, noi torniamo in teatro. Telereggio? Ah, sono uno stalker. No, non sono uno stalker. Il giornalismo è questo. Ah, c'erano le segnalazioni, ma va via, allora. Spero sia servito, sì. Pier Giorgio Paterlini, Pier Giorgio, Roberta Bonilauri, abbiamo le immagini inedite di Roberta Bonilauri, Allora la satira va fatta a bassa voce, io faccio teatro, a volte dell'assurdo.